Due sono gli elementi dirimenti per cui queste tematiche stanno prendendo piede a livello politico e culturale. Il primo è proprio la presa d'atto della perdita di questi patrimoni e quindi il messaggio che noi abbiamo lanciato è un messaggio vero che la gente sente. Il secondo, che è molto importante, è che si sta prendendo coscienza che questo sistema alimentare è responsabile di uno sconquasso in termini ambientali, in termini sociali, di proporzioni inimmaginabili. Questo sistema alimentare è responsabile della perdita della fertilità dei suoli, che viene sempre, è sempre più depauperata, è responsabile della domanda impressionante di acqua che genererà tra poco tempo situazioni di conflitti, perché l'acqua sarà causa di guerre nel futuro prossimo, molto più che il petrolio. I vecchi paradigmi cosa dicevano? Riprendete fiducia in voi stessi, tornate a consumare. Tutti parlano in questo momento, ma qui bisogna pensare allo sviluppo, alla crescita. No, questi sono vecchi paradigmi. I nuovi paradigmi devono essere quelli di ridurre questa componente energetica, quindi ridurre lo spreco. È una cosa impressionante, ridurre l'impatto che molte tecnologie o molte cattive pratiche hanno nei confronti della madre terra, va bene? Ridurre il consumo spropositato di acqua, incominciare a pensare che siamo in presenza anche di un cambiamento climatico e che le colture vanno riviste. Mantenere la biodiversità come valore e non pensare solo all'elemento di iperproduttivo, insomma, è un cambiamento. Le componenti produttive, no, hanno somatizzato e interiorizzato il lessico della sostenibilità. Tant'è vero che oggi ne parlano tutti. E nel vedere questi interventi, tutti dicevano che bisognerà attrezzarsi per produrre di più consumando meno risorse, che è un ossimoro. Non si può continuare a dire che bisogna produrre di più per consumando meno risorse. Non è possibile. Questa è la logica che sta passando, questa è la carenza di avanguardie politiche, culturali, che sanno dare questi messaggi, che preparano a questi messaggi, a nuovi comportamenti. Debbo rivedere il concetto di sviluppo, dove al primo posto io non colloco la produttività, non colloco il business, colloco di avere, per esempio, un rapporto armonico con la natura, oppure la felicità e la socialità, l'interesse per il bene comune come trasmissione di patrimonio per le future generazioni. Questo è il concetto di sviluppo, avere un buon rapporto con la mia famiglia, con i miei amici, con la terra.